Bene, di ritorno da un altro viaggio. Cosa faremo oggi? Chissà. Vediamo chi c'è qui all'avamposto. Capitano Moroschi! Oh, ma Capitano chi è? Moroschi! È Peppino. Capitano! Ciao Peppino. Capitano! Che è Ho scoperto successo? una persona che potrebbe farci fare dei viaggi inaspettati, dei viaggi fantastici, con tesori incredibili. Andiamo allora, che aspettiamo? Andiamo! È qui alla taverna? Ah sì, è lui! È questo pezzo Ah, di fogna! personaggio misterioso. Non riesco a leggere il problema. È questa, la vedi, eh? Hai capito? È la prima Guarda. pagina questa. Ah, questa è la seconda. No, La sì, prima è qual è? la prima è questa. Okay. E come allora, come ti fa a Sei fare proprio un girare, scusa? ignorante e non sai neanche girare le pagine, maledizione. Come fa a girare? Come fa a girare? Io le giro con le freccette destra e sinistra. Allora, Ah, dobbiamo andare ok, nelle quindi. Ancient Isle. Andiamo intanto a vedere sullo sloop da che Vabbè, zona. Ma dimmi tu, dai. sono queste le Ancient Isle. È questo arcipelago qua. Secondo te, Marco, è figo? È figa sta missione, secondo me è bellissima. Ah, sicuramente è figa. Allora, no, No, queste siamo sono in le The Wilds Wilds. noi. Allora, noi dobbiamo andare intanto dalle Ancient Isle, che mi sa che sono quelle a sinistra. Sì. Eccole, andiamo alla Shentai. Che comunque sono diverse. E Comunque che do dove dovremmo andare andrei precisamente? verso l'avamposto Plunder intanto. Intanto cominciamo a navigare, poi Ma di. dopo, durante il viaggio, vediamo di preciso Ok. dove, dai. Ma. Rotta verso sud-ovest. Signor Marinaro, non mi deluda! Maroschi, mi guardi? Allora posso diventare il guerriero della ciurma? Solo se sopravvivi al volo. Ah, cosa ho fatto? Signor capitano, non Non sono sei sopravvissuto! sopravvissuto. Complimenti al coraggio, però non sei sopravvissuto. Io te l'ho detto. Capitano, mi sono rotto pure una gamba! Non è che poi devo fare un po' di soffritto. Fammi vedere. Oh, come simpatico. Ti assomiglia, sai? Lo cucino? Ma sì, Senti cuciniamolo. senta l'odore, senta! È troppo bello quando cucina, Marco. Questo rumore mi fa rilassare, lo sai? È proprio è quel tipico di quello della cucina. Ci metti Complimenti. un po' di acqua. Un Mettiamo un po' di grog dentro. pochino di grogo. Ah, guarda che lo faccio un pochino. Guarda che il vino si può mettere il pesce. Al Quindi sapore di possiamo farlo. grog. Non so, paura di grogo. Stasera faccio banana cotta col pesce, va bene, Marco? Va bene. È un bel pranzo nutriente. Che figata. Banana cotta. Aspetta, così un Che attimo non la ne ho più. banana. Che dovrebbe essere scritto, che hai detto? Allora, pagina 3, no. Sì. No, pagina 4. No. Pagina No, 7. dico. Ci siamo posizionati sulle acque basse di un'isola non segnata sulla mappa, le cuglie frastagliate di Crooked Mast Saporua. Quindi, vedi tu? Allora, no, segui pure quella rotta lì. No, dritto, tieni così. Adesso vado sull'albero che ti do indicazioni. Vai, vai. C'è un'isola non Bella. segnata da queste parti, che io l'avevo già trovata. Allora, praticamente dobbiamo tenerci quest'isola qua a destra. È praticamente tra quest'isola e quell'altra che c'è là davanti, se è quella. Allora, no, aspetta, è quella là? Dovrebbe essere quella là. Vedo se è segnata sulla mappa. No, non c'è sulla mappa. Ok, allora è questa. Dovrebbe essere quella lì a sinistra, un'isoletta bassa, guarda. È questa. È questa. C'è una scialuppa, eh? Ecco, vedi? Vai, non fa niente.
Perché ci sono i coralli qua. No, ma non abbiamo neanche toccato. Sì, sì, abbiamo toccato. Non si è fatta niente. Abbiamo toccato. Non si è fatta niente la barra. Prendo la scialuppa, la posso attraccare, secondo te? Eh sì, eh. Allora, qua c'è qualcosa. Barili, mare. Girati un po' a destra. No, ma sto vedendo quella cosa. No, fermiamoci. Ciaga. Beh, io mi prendo i barili, no. Cazzo. E uno preso. Allora, cioè, qua c'è un libro. Di cosa? Finalmente una bella giornata. Potrò registrare le mie ricerche prima che mi esca tutto dalla mente. Ramsey si è messo ancora a pensare. Però poi a me... È a me che viene il mal di testa. Ha voluto parlarmi ieri sera sul tardi. Mercia, come possiamo attraversare in Konomi il Devil's Shroud? Lo fissavo senza dire nulla. Sappiamo quanto sia pericoloso con la nebbia. Circonda il mare, ma va e viene. A volte avvolge intere isole per mesi o anche per anni. Se navighi in quella nebbia inizierai a soffocare. Il ponte si frantumerà sotto i tuoi piedi. Lo Shroud ingoia sia le navi che i marinai. Ovviamente, è la stessa cosa, Marco, perché... Ovviamente ho detto a Ramsey che avrei trovato un modo. Ho lasciato i miei appunti nascosti a Ancient Spire. Vediamo se mi saranno utili. Ricordiamo. Ancient cosa. Spire, ricordiamo. No, sei sulla nave? Sì, io sono qui. E segna Ancient Spire sulla mappa, per favore. Il diario di bordo è affondato insieme alla nave. Senza non possiamo rivendicare il forziere. Però qualcun altro potrebbe prendere la Shroud Breaker. Ma vedi, è la Shroud Breaker. Allora, deve essere quel relitto laggiù in fondo, Giuseppe. Ci vogliamo andare un attimo? Se tu guardi verso sud-est. Se no ci vado un attimo io con la scialuppa. Vabbè, vai, tu inizia ad andare, ti raggiungo, ok? Va bene. Che sto facendo rifornimenti. Bravo. Bravo, pirata. Vai, sono qua. Sei già arrivato, che? Sono qua. Che cazzo? Ma sei incredibile, sei già arrivato. Sì, eh. Ma perché c'è la scialuppa? La scialuppa tira. Vabbè, io mi butto, eh. Vediamo se è questa. Il relitto della fuel è... No, non è. Vabbè. Già che ci troviamo. Vediamo cosa c'è. No, non è questo. Credevo fosse questo il relitto di cui parlava il diario. Vabbè, dai, ci andiamo dopo, Marchi. Non sprechiamo tempo, che le missioni sono lunghe. Allora, qua non c'è niente. No, vabbè, io non lo sapevo, io credevo fosse questo. No, ma, credo. Non hai fatto niente di sbagliato, cioè. Dove dobbiamo andare? Andiamo a destra, noi. Allora, io tornerei un attimo, torniamo un attimo là sull'isola. Quella di prima, tutta a destra. Era questa qui, comunque. Questa qua a destra, perché... No, dico, era questa qui a sinistra, quella non conosciuta. Non è. Animano che mi contraddice sempre. Un po' più a destra, fidati, Pepi. Fidati del tuo capitano. Quanto in pompa, marinaio. Porco schifo. Che brutto mare, madonna. E questo è niente. Sapessi cosa ho dovuto subire io nelle mie avventure. Ok. Allora, Ramsey mi saprà ieri sera. Ok. Senza non possiamo arrivare. Ho lasciato i miei punti nascosti da Ancient Spire. Dobbiamo andare da Ancient Spire, allora, dai. Ci sono degli appunti.
Sentiamo dei pirati. Sembriamo. Noi lo siamo. Ma io sono per lei una bella canzone. Maro schiero un capitano e viaggiava per lunghi mari andato a tesori. Maro schiero il capitano di una ciurma che andava per il mare, distruggeva il clan che ne tutti quei compare. Madonna che bel viaggio che stiamo a fare, ma Roschi il capitano e questo si sa, Roschi il grande capitano, ma Roschi... Andrà a sbattere, no? Vabbè, guarda che ho fatto le rime. Sì, sì, grande. Sono da riga. E bravo al mio gran Peppino che canta la canzone. Bravo Peppino, io, canta storie. C'è una cosa, io la dico dopo, ti racconto un po' di storie, faccio qualche musica più tardi. Sì, ok, ormai siamo arrivati. Ma io non vedo l'ora che esce. Non vedo l'ora che escono gli episodi, Marco, dai, muoviti a editare, muoviti! Uno è già editato. Che cosa c'è laggiù? Quando lo posti? Lunedì. Qua mi sa che c'è qualcuno che attende. Temo. Io parcheggerei qua dietro. Non lo so, io andrei invece avanti perché se si vede almeno lo sgommo malissimo, cioè. No, attracchiamo qua. Manoschi. Siamo solo io e te. Pazienza, come ai vecchi tempi. Mi butto, signor capitano. Anzi, do l'onore a lei. Che scarico. Aspetta, scarico anche il cibo. Vai, do l'onore a lei, signor Manoschi. Lei che mi ha portato a conoscere il mare meglio di tutti gli altri capitani. Ah, sì, volendo potremmo vendere il teschio qua. Così lo assicuriamo a... un po' di moneta. Aiuto, che lancio. Questa qua è l'isola dove abbiamo fatto la prima missione. In che senso? Cioè è l'isola del primo episodio, questo qua è l'avamposto del primo episodio. Quale è quello lì? Sì, è vero, non mi ricordi. Eccolo, ho trovato il diario. Cioè, che palle che sei. E puoi venire anche tu, che lo leggi anche tu. Sì, sì, arriva, aspettami. Sono qua. Dimmi su. Dove stai. Mi aspetti, signor Manoschi, sto correndo verso di lei. Un attimo. Arrivo. Sì, sì. Non male, dai. Tanto ci trovavamo, non è che ci fanno schifo. No, infatti. O sbaglio. No, infatti. Dove stai? Allora, devi salire su alla taverna. So tutto? Ok, sono alla taverna io. Ok, nella parte dietro c'è un ponticciolo. Ok. Segui gli spari, eccoti. Ok, mi vedi? Bravo, è qua dentro. Allora, non ti è mai capitato di entrare in una stanza cercando qualcosa e pensarci così tanto da non vedere che era proprio davanti ai tuoi occhi? A volte anche con la verità è così. Stavo riempendo il mio boccale sotto coperta quando ho abbassato lo sguardo sul tavolo della mappa. Ancient Spire, nelle Ancient Isle, la verità. Ho chiesto di far rotta vicino al Devil's Ridge. Se è come la penso io, la chiave per attraversare lo Shroud è sempre stata davanti ai miei occhi. Ci piace pensare che siamo stati i primi a raggiungere questi mari, ma non è vero, non è così. Allora, Devil's Ridge, quindi.
Allora, la chiave è stata sempre sotto i miei occhi. Il boccale com'era? Boccale di Grog. Che stava riempendo il boccale di Grog. Allora, Ancient Spire. Andiamo a vedere la mappa. No, no, Ancient Spire è Verso questa, Devil's ok? Ridge. David Ridge È è questa sotto, è a qui. sud. È a sud. A E quindi a poppa. sud, yes. Quindi dobbiamo girarci verso sud. E secondo me dobbiamo bere. Quando stiamo vicino a David Ridge. Secondo me Secondo me. sì. Secondo me sì. Ancient Spire verso Devil's Dici Ridge. che ci dobbiamo ubriacare? Per me può essere. Perché un riferimento a Grog così inaspettato, diciamo che non è casuale, secondo No, ma infatti è per quello. La chiave è sempre stata davanti ai miei occhi, boh. Sì, secondo me bisogna bere. Intuizione, pure secondo me. Perché... Ah no, Devil's Ridge è quella là. Allora, io per non saperne leggere né scrivere, bevo. Bevo alla No, ma secondo me salute! dobbiamo aspettare. Alla Dobbiamo salute! aspettare. Vabbè, intanto bevo io. Vai, vai. Posso correre un po'? Ma sì, non eccessivamente. Fatto un bel ruttino. Mi vedo pure io, dai. Ecco, adesso però corriamo troppo, mi sa. Riempire un altro po' il grog. Non mi so, mi ubriaco, che faccio? Boh, no, ma secondo me un bicchiere basta. Quanto sparare? Qua sparano dalla nave, cioè dall'isola, cioè. Beh, Marco, il problema è che abbiamo l'isola di fronte, che cazzo facciamo? Non lo so. Giro? Sì, cerchiamo di fare un giretto intorno, però da queste parti, secondo me. Guarda che non riesco a capire bene, quindi... No, questo isolotto... Non lo so. Fermiamoci e uccidiamo questo qui. Aspetta, aspetta, no, non ti fermare, non ti fermare. Mamma mia che mira, Maroschi, perché ti sei fermato? Che l'ho ucciso io. Salgo un attimo sull'albero maestro, vieni pure Allora, aspetta, aspetta, no, secondo me. tu. Oppure la chiave è stata sempre davanti ai miei occhi, dietro qua, qualcosa dietro alla cascata. Può Infatti, essere, c'è può qualcosa essere. dietro la cascata. C'è qualcosa. Allora, sì, lassù c'è qualcosa in effetti, ma è una cosa che avevo già visto io. Ci proviamo ad ubriacare Qua ci Stefan sono un sotto. sacco di pesci. Ci proviamo a ubriacare, Marco. Cazzo, mi sa che però non ho riempito il boccale, infatti. Io no, neanche. Allora, la chiave è sempre stata davanti ai miei occhi. O è questo o è questa, Marco. Per me. Ora dobbiamo ubriacarci. Tu dici. Ho trovato, ho trovato. Hai trovato? Ho trovato il libro. Leggi Dai, partenze e io mi arrivi. butto comunque. Gli originali, le tribù perdute, gli antichi, in qualsiasi modo tu voglia chiamarli, hanno vissuto qui, nei mari che stiamo navigando. Puoi trovare ovunque i segni della loro civiltà, anche sulle isole che una volta erano nascoste dal Devil's Shroud. Hanno costruito templi, altari, luoghi importanti per loro. Non potevano semplicemente prendere tutto e andarsene non appena tornava la nebbia. Dove stai, Marco? Devo controllare alcuni dei miei vecchi appunti nascosti a Thieves' Haven, il nostro primo nascondiglio. Che nostalgia. Quindi dobbiamo andare a Thieves' Haven. Devi venire lì dove ci stava sparando all'inizio lo scheletro. È qua.
Dobbiamo andare a Thieves Haven comunque. Ok, è qua la cascata. Sì, è di qua, è di qua. Però vedi. Vedi che c'era il modo di andarci. Sì, ma se vieni qui. Oh mio Dio. Ma tu sei venuto più in fondo, Marco. Aspetta, aspetta, no, mi ero girato dall'altro lato. What the fuck? C'è comunque qualcosa qui. Sì, sì, è la caverna. Caverna un po' strana. C'è un forziere anche. Cazzo, questo è anche buono. Del predone. Lo prendi tu, per favore. Volevo esplorare, volevo esplorare. C'è anche qua, guarda, merda. È un bel cavernone questo, eh. Che molto strano. Qui c'è un altare. Madonna, mamma. Wow. Figa sta caverna. Qua c'è un prigioniero. Bello nascondiglio. Bello nascondiglio. Vai, prendilo tu. Andiamo, dai, Marchi. Segui me, ok. No, di qua, di qua. Ah, ma hai visto qui? C'è roba tipo scritta. Ma ci stanno le trappole, eh? Mi raccomando. Di qua, di qua. Sì, sì, lo so.